Firenze e la Chiesa italiana attendono Papa Francesco che il 10 novembre, nel capoluogo toscano, aprirà i lavori del quinto convegno ecclesiale della Chiesa italiana sul tema «In Gesù Cristo un nuovo umanesimo». Ma il viaggio del Papa inizierà a Prato, a 20 chilometri da Firenze, dove dal pulpito esterno della cattedrale, come nel marzo del 1986 San Giovanni Paolo II, parlerà la città, nota per la forte presenza di industrie tessili. Arrivato a Firenze, il pontefice visiterà il Battistero e poi raggiungerà la vicina cattedrale di Santa Maria del Fiore, dove lo attenderanno i 2500 partecipanti al convegno ecclesiale delegati da tutte le diocesi d'Italia. Fino al 13 novembre si confronteranno su cinque vie che hanno guidato il cammino di preparazione, i cinque verbi dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco: uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigurare. Un esame di coscienza per la Chiesa italiana e l'Italia, in continuità col convegno di Palermo del 1995, illuminato dalla presenza di San Giovanni Paolo II e con quello di Verona del 2006, al quale ha preso parte Benedetto XVI. Monsignor Nunzio Galantino, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, e il Cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. In questo momento l'Italia e quindi anche la Chiesa italiana ha bisogno di parole che la aiutino a leggere meglio la storia, la situazione, e lo sappiamo, è una storia, una situazione che purtroppo tante volte non si accorge dei tanti umanesimi negati che esistono. Allora ecco, Firenze, e penso che l'invito del Papa andrà in questa direzione, diventerà il luogo in cui la Chiesa viene chiamata un po' ad aprire di più gli occhi su questi umanesimi negati, in modo tale che in Cristo diventino umanesimi riusciti. Un ritessere le tante esperienze di umanizzazione che affrontano le tante situazioni di disumanizzazione che sono all'interno delle nostre società. Io sono convinto che la nostra Chiesa abbia tanto da dare ancora a questa nostra società italiana, torno a dire, in un senso più missionario, più estroverso, più in uscita, come il Papa ci chiede. Abbiamo oltre 1600 organizzazioni che dicono riferimento immediato alla Chiesa in questo momento e che rispondono, che si sforzano proprio di far diventare questi umanesimi negati degli umanesimi riusciti. Per cui ecco, è una Chiesa, quella italiana, che attende la parola del Santo Padre e si aspetta sicuramente dal Santo Padre una spinta a vivere con più coerenza, con più forza, con gioia anche la sua testimonianza cristiana, soprattutto in questo momento in cui per tanti motivi la Chiesa sembra essere un po' sotto assedio, accerchiata per incoerenze all'interno, ma anche direi soprattutto per delle strategie di accerchiamento che a mio parere sono troppo di ideologia. Dopo il suo discorso in cattedrale, Papa Francesco incontrerà alcuni ammalati e disabili nella Basilica della Santissima Annunziata e pranzerà con i poveri nella mensa di San Francesco Poverino. Vedrà così il volto di una città che fin dal Medioevo ha saputo farsi carico della povertà di tutti. Questa caratteristica di Firenze, che declina la sua vocazione culturale ed artistica, avendo come orizzonte i più fragili, i più deboli, accompagna sempre la storia di questa città. L'ha accompagnata fin dal suo Medioevo e continua lunghi secoli fino ad oggi. Oggi abbiamo molte manifestazioni di presenza sul versante della cura dei più deboli, dei più fragili, anche in quelle che sono le cosiddette nuove povertà, l'aggressione per esempio che la droga o l'emarginazione sociale ha portato sui giovani e su altre condizioni fragili dell'esistenza dell'uomo, e tutto questo mi sembra che sia ancora fortemente vitale tra di noi. Nel suo percorso verso lo stadio comunale, Papa Francesco toccherà Piazza Santa Croce, come San Giovanni Paolo II nella sua visita dell'ottobre 1986. Quindi, nell'omelia della messa conclusiva, lancerà il suo ultimo messaggio a Firenze e alla Chiesa che è in Italia, le attese del Cardinal Betori e di Monsignor Galantino. Il messaggio che noi ci attendiamo dal Papa, che ci svegli un poco, non ad essere diversi da quel che siamo, ma a volgere la nostra identità in un senso più in uscita, come egli ama dire.
di sicuro se il Papa ci sta invitando ad essere Chiesa in uscita è perché non vede una Chiesa sufficientemente in uscita, probabilmente vede una Chiesa ancora autoreferenziale, una Chiesa ancora preoccupata troppo di se stessa. È una Chiesa che sta camminando bene, però avverte tante volte stanchezze, fatica a rinnovarsi secondo quello che il Vangelo e Papa Francesco ci stanno dicendo.